Segui La 7 anche su Instagram. La 7, ovunque con te. Bisogna saper comunicare, anche, no? Prego, Anna Falcone. E bisogna anche saper scegliere, perché a tante sarà capitato di incontrare un Gianbruno nella vita, però magari avevamo 20 anni. E questo inficia ovviamente, insomma, anche la fiducia che si può avere in una donna che è sicuramente molto capace. Quello che stride è proprio questo, la capacità di una premier di cui io personalmente non condivido ovviamente anche la forza gli ideali dell'errore liberato. Purtroppo vorrei finire di parlare perché sì, anche sì, il pluralismo concluda. Lei sta dicendo, guardate che e purtroppo insomma una la mediocrità persona del pubblica contesto può essere giudicata anche dalle sue scelte. Lei soprattutto se sono delle scelte mature, ma quello che io non ho capito bene in quel post è che lei parla di una relazione che era già finita, ma allora ancora una volta, ma se questa relazione è già finita, perché tenere in piedi una famiglia non tradizionale eppure finta? Cioè, ma non è più bello essere sinceri anche da questo punto di vista? E secondo lei queste cose, dice Padellaro, guardate che queste cose alla fine non rilevano, secondo lei sì? Sì, secondo me alla fine rilevano, così come rilevano, ed è quello che anch'io insomma sento muoversi moltissimo nella cosiletta pancia del paese. Il contrasto, vorrei ancora una volta finire, il contrasto fra la propaganda e quello che tu riesci a mettere nel carrello della spesa, perché quelli che l'hanno votata non perché probabilmente è un'idea che mi sono fatta io, pensassero che gli altri erano tutti cattivi, ma perché quando la democrazia crolla, il dato sull'astensionismo è fortemente significativo, è più facile per chi già è fragile affidarsi all'uomo solo al comando, alla donna solo al comando, piuttosto che provare a ricostruire allora, una partecipazione Mazza, dice democratica. Anna Falcone, attenzione, non è